qua, amici, compagni di Merendi, verrebbe da dire, ma quella era un'altra puntata, un'altra trasmissione, un'altra leggendaria kermesse che è entrata nella storia. Ne parlavo con Lorenzo Bettarini, mai più ripresosi da quel ciclo di puntate. Allora, ciao Filippo, qui buonasera, siamo due come a tutti. Noi dalla Basketball Lounge. C'è un po' di buio perché Checco Tornizzo ha fatto saltare la luce. Sono salti i LED, giusto? Sì. Ma arriva l'elettricista stasera. Quando aggiustano, Checco? Stasera. Stasera Checco Tornizzo ci propone una epica, imperdibile, incommensurabile partita, il derby di Feagne, Colosetti 1 contro Colosetti 2. Cioè, contro fratello? Non so. Ah, boh. Fatto sta che è una D contro D, una roba eccezionale. Io so solo che giocava Enrico Musiello in una delle due, non so quale. Grande, ok? Muso. Grande Muso. E mi dicono l'ultima promozione di Enrico Musiello della carriera. Da giocador, sì. Ma l'allenador non ha fatto niente ancora, no? A chi ma noi è? Deve farsi ancora le ossa il ragazzo, eh? Vabbè, insomma, dai, comunque. Sì, scusami. Vediamo sta partita epica. Ma hai visto che abbiamo un ottimo ospite? Chi è? Ce lo metta? Da dietro? Ce lo metta anche. Vieni qua, fatti vedere, vieni qua. Fatti vedere le tue folte ammiratrici. Saluta con la manina. Fai ciao, ecco, Checco. Perché altrimenti dicono sempre no, ma noi... Vieni qua, Gero. Ma tu avevi visto qualche partita di quell'anno e soprattutto ti ricordi Fagagna 1 contro Fagagna 2? Sì. Boh, adesso torna il tribunale, non ti credo, vai via. Fagagna 1 contro Fagagna 2, Colosetti contro Famiglia Cignola. Ora vieni qua a spiegarlo, perché non lo... Vieni qua. Ok, vieni, dai, spiegala in maniera serena. Noi ti ascoltiamo. Allora, Fagagna 1 contro Fagagna 2 era... Vieni verso il microfono. Era Collinare Fagagna, Dario Colosetti. Allenato da Tiziano Lorenzon, con in campo sicuramente Enrico Musiello, ultima stagione che ha fatto. Quindi ho detto giusto? Sì, ultima stagione e ultima promozione. Sì. Dall'altra parte, cestistica Fagagna. Che c'era il figlio di Bettarini? Esatto, dove c'era in campo Alessio Bettarini, allenata dalla WM Marco Milan, e che purtroppo a fine anno non è riuscita a restare in Serie B. Ha vinto un po' di partite, il record di noi dello Spirit Basket di partite non vinte. Noi è? No, due, una roba del genere, così, mai sbragando, vero, abbiamo fatto anche 37 punti una volta. In una va bene però. Tanta roba. Oh, quindi puoi tornare in tribuna, hai fatto il tuo. Parte d'oro. Allora, Filippo, insomma, stasera quindi proponiamo un basket d'eroi, d'eroi. È dura. Che hai oggi da propormi? Niente. Non ho neanche, guarda, non sono venuto, sai perché? Perché intanto la mia redazione si sta allargando. Cioè? Sono tutti che vogliono mandarmi domande. Mi hanno beccato al Palazzino di Cividat, che domenica è successo qualcosa a Cividat, no? Una partita di basket. Una partitella. E mi hanno detto, devo mandarti le domande, ti mando anch'io due domande. Quindi la redazione, tutti perché vogliono... vogliono tutti inchiodarti, ti rendi conto? Che belle cose. Mi chiedono. Dimmi. Anche calcio inglese? Sì. Sei pronto anni 80-90? Sì. Ian Rush? Sì. Ok, lì sei pronto. Ian Rush, storico, sì. Centravanti gallese. Ok. Liverpool. E chi era? Juventus. E in coppia con chi era Liverpool? Secondo in attaccante insieme agli Arash del Liverpool? Sì. Ma è una domanda. Lo so. Boh, ma puoi dirmela anche a fine giornata. Va bene, eh. Ci penso. Sai che dopo mi viene in mente tanto. Sì, no? lo so. E quindi di cosa parliamo? Boh, parliamo di questa magica prima e dopo settimana del derby, no? C'è il pre-derby, c'è la partita, c'è l'evento. E poi c'è la settimana dopo. Ah, dimmelo tu, scusa. Sì, la partita, che idea ti sei fatto? Finalmente possiamo commentare una partita che tutti e due abbiamo visto. Questa è una cosa importante. Piuttosto bella anche. Molto bella. E allora volevo chiederti quali erano cosa, che emozioni hai provato a vedere questo palazzo enorme. Questo palazzo enorme, pieno di gente, bellissimo. Poi devo farti una domanda però, sì. No? Nella tua grandissima organizzazione... Domanda molto semplice. Perché hai fatto cantare due volte l'inno? È stato fatto un errore. Però non tutti se ne sono accorti. O canta la chitarrista. Anzi, colgo l'occasione per chiedere scusa. Gabri! Sì. Il bello della diretta, no? Sì. Perché mentre noi registriamo, c'è Gabriele Bruni che vende biglietti di là. Per la partita domenica con Mantova. Chiedo magari a Gabri come si chiama la ragazza, la cantante. Perché io ero talmente in bomba che non mi ricordo neanche. Perché? No? Sì, non può. Cioè, mentre andava lì. Cosa? Ero appena. Eri teso? No, un filo emozionato, teso, concentrato, responsabilizzato, un po' di tutto. È stata una domenica impegnativa. Come si chiamava la nostra amica cantante che domenica. Angelica Lugliano. Ora salutiamo Angelica, le chiediamo scusa.
fisicamente nelle telecamere perché per perché un lei, lei cantava lei allora, cantava l'inno e Trieste e Udine si la ragazza dopo poverina che è molto, una brava professionista che noi speriamo di avere ancora con noi è andata un po' in confusione, non è stata colpa sua, lì la banda suona rock, dice Vidale, sì. Invece di fare Ale Udin ha fatto l'inno e la ragazza che si era preparata a fare l'inno si è trovata non a ha fatto Ale Udin un repeat e quindi è andata un po' nel panico. Errore di sbaglio, può capitare, no? Che voi siete passati sopra. Io mi sono accorto. Tutto quello che dicevi adesso, la cosa bellissima è che nel clamoroso lavoro di preparazione tutto ciò magari è passato inosservato. Qualcuno avrà detto dalle tribune, ma c'è fase che cade su un as. Bravi, no? Bravi. Due volte. No, la realtà è che insomma ci dispiace che la ragazza... Eravate troppo concentrati e avete fatto un errore, questo è il concetto? Sì, un errore, dai. Poi dopo ci siamo rifatti alla fine con la Leudin trionfale per il post vittoria. Dicevo sempre a Gabri che mi piacerebbe diventasse un po' la nostra canzone finale quando ci saremo bravi a ripetere questi successi. Bello, è sempre molto nazionale popolare. Sì, sì, sì. Ma ti è piaciuta la partita? Ma sì, è stata meravigliosa. Una delle più belle partite che sì, ho visto. Ma togliti da amministratore delegato e parlami di pallacanestro. Cosa hai visto di pallacanestro? Hai visto un po' di pallacanestro? Ho visto una squadra che non può avere 22 punti. Questo lo sento però da 7 mesi, quindi io adesso faccio il calcolo che ha 22 punti. Che è quello che ci meritiamo. Punto, basta. Ma no, vi dico che non può avere 22 punti nel senso che per come ha giocato è una squadra di alta classifica, perché non è, io ci tenevo a dirlo anche a fine partita e ribadisco il concetto adesso. Non abbiamo vinto un derby di periferia o di bassi fondi o di fine campionato come era capitato le ultime volte, no? Prima che il derby sparisse, l'ultimo che avevamo vinto l'avevamo vinto contro una squadra che era già allo sbando, sì. Quindi per me non ha senso quel derby. Questo è un derby vinto contro una grande squadra con un grande progetto societario. Ma è stato un gran derby anche dal punto di vista cestistico. Abbiamo battuto una squadra che lotterà fino in fondo per salire di categoria. Quindi, con un grande allenatore, secondo me. Con un grande allenatore, con un grande progetto, ribadisco, che hanno preso in gestione il Palazzo, per la Trieste. L'unica cosa che ti chiedo, no? Cioè, quindi una grande vittoria. Sì, una gran vittoria, ma sto leggendo anche un po' in giro sui giornali, sui social, no? C'è questo processo a Trieste che ha perso una partita, cioè ma, ok guarda, che hai perso il derby, io lo però vedo un processo. Ora, io sono totalmente d'accordo con te. Un po' troppo, no? Sono totalmente d'accordo con te. E Bossi non ha giocato bene, ha giocato 3 minuti, e Coronica così, e Green, cioè mi sembra un po', hanno perso una partita che stanno facendo un campionato straordinario, secondo me, perde una partita, purtroppo è il derby, ma... Non vedo questo grandissimo processo alla squadra, perché è stata un po' anche travolta da Udine sabato, sì, forse domenica. Probabilmente travolta. Sai cosa ti rispondo. Innanzitutto sono totalmente d'accordo con te, cioè stiamo facendo i processi al nulla, però questo è un po' l'arte di noi italiani, ma anche di noi dirigenti. Cioè se vinci una partita siamo tutti eroi, se perdi una partita tutti sul banco degli imputati. Tutti a casa. Oggi no? Mi è piaciuta molto l'intervista che ha fatto Lino Lardo su Messaggero Veneto. Cosa ha detto Lino? Lino ha detto, ne parlavo anche con me, questo dice lui nell'intervista, siamo stati bravi dopo Imola, travolti da un fiume, a mantenere un equilibrio e a remare tutti dalla stessa parte cercando di gestire l'emotività negativa che c'era. Perché ma assolutamente c'era. Quindi infatti la partita è partita 7-0. Siamo riusciti, però la squadra non ha mollato e è ripartita. Siamo riusciti a mettere in condizione, diceva Lino, i giocatori di preparare al meglio una partita importantissima. Perché come ti dicevo e come ti dico sempre, Pippo, basta una partita a un canestro per trasformare una stagione da disastrosa in trionfale. Io penso che questa partita qua se la ricordano tutti. Tutti. Ciò detto, per rispondere alla tua domanda, ti dico che anche noi domenica scorsa eravamo dalla retrocessione e oggi stiamo lì a contare le vittorie, se magari vinciamo tutti e andiamo ai playoff. Meraviglioso il basket, devo dirti, sì. Che loro hanno fatto una stagione fin qua secondo me straordinaria, super. Hanno fatto anche la Coppa Italia, La Coppa Italia che è sempre un dramma, perché la Coppa Italia o la vinci o è una perdita di energia, di tempo, lo dice la storia. Ma anche se la vinci è una perdita di energia, però se la vinci hai un titolo in bacheca, no? Sì. Se non la vinci è una grande disperazione, perché io credo che Trieste alla vera finale, no, anche con Biella è stata una finale, ma Virtus Trieste è stata un antipasto di finale. Sì. Cioè, se la sono che giocata, è la prossima partita. Che poi la rivince la prossima partita. Quindi direi, hai ragione tu, è chiaro che l'emotività ti porta a...
però io penso che il derby è stupendo perché va vissuto in 40 minuti, in 40 minuti vale tutto, il contrario di tutto. No, assolutamente. Ognuno sì. fa il suo, ci si prende a cazzotti, poi finisce. Birretta e tutti a casa. Si cancella, si riparte, noi abbiamo vinto e festeggiamo tutta la settimana e tiriamo un bel sospiro perché abbiamo avuto molte più difficoltà di loro in questo campionato. Sì, sì. Loro hanno perso, devono resettare. Per me l'unico che ha diritto di incazzarsi è l'allenatore, solo lui, perché è il suo lavoro, e quindi se lui gli porta il spogliatoio e gli fa vedere il video ci sta. Secondo me, conoscendo anche un po' il personaggio Eugenio Del Masson, per Trieste, i giocatori di Trieste non sarà una settimana di relax. Ma questo ci sta, okay? Ma questo è normale, perché questo lui è, loro lavoro, è veramente un grande professionista, quindi... Però per il resto credo che tifosi, io l'ho detto anche a caldo domenica dopo, quando... Quante interviste hai rilasciato? Troppe. Infatti per un po' vorrei, per quello non parlo volentieri neanche di questa cosa, però tu me lo chiedi, ti rispondo. Ma scusami, parli con tutti, non parli con me. Hai ragione. Scusa. Dicevo domenica sera, a fine partita, dicevo, cari tifosi, adesso abbiamo vinto, potremmo dire un sacco di cose. Ricordiamoci come siamo adesso quando perdiamo, perché potremmo perdere anche la prossima. Sì, perché bisogna avere equilibrio e... Sì, non è equazione che vinci il derby, no. Vinci con Mantova, adesso. Non è equazione. Okay, non è equazione. E soprattutto non è equazione vinci il derby, allora siamo bravi, e io riprovvido su uno stratega perché ho pescato l'Estone / Mastrangelo / Fall. Viceversa, se perdavamo io non capisco una mazza, perché va bene che fa parte... Non capisco una mazza. No. Però magari ci vorrebbe solo un pochino più di equilibrio. Tutto che poi. Non c'è purtroppo, no? E quindi io comunque sia faccio i complimenti a Trieste perché stanno facendo benissimo, e io l'ho detto all'inizio stagione, rivedendo un po' il film, Pippo, io avevo dichiarato voglio vincere il derby quest'anno da friulano ad udinese, però loro sono per me un modello, e questo è, l'ho detto anche però sabato, tutti possono essere tranquilli, cioè andiamo vai a Trieste, perdi, Trieste viene a Cividale, perde 1-1, pari e patta. Abbiamo perso, abbiamo avuto 3-4 giorni di panico a Udine, ti ricordi? Sì. Gaso. Sì, no. Sì. Loro hanno perso, adesso tocca a loro avere un po' di panico, poi passa e si va avanti. Panico, cioè, panico. Panico se altro, panico virgolette, tensione, via. Esatto. Tensione. No, devo dire la verità che a me la partita è piaciuta molto, anche perché ho visto... E lì non l'ha preparata benissimo. Ho visto anche Udine che ha tirato fuori anche qualcosa dal cilindro, non so, questa zone press, questa zonetta, questa matchappata 3-2, ho letto io, magari è tutta un'altra cosa, che non ha dato tantissimi come si dice, frutti immediati, però ha cominciato a mettere sempre un granellino, sì, ogni azione sul sistema di Trieste, secondo me. Quindi loro hanno cominciato a calare il loro ritmo, non riuscire a correre, perché è una squadra che a campo aperto si distende molto bene, perché ha due americani che corrono molto, poi Bossi fa viaggiare la palla, ha ottimi tiratori. E secondo me Lino Lardo è stato molto bravo a minuto per minuto mettere sempre di più un granellino nel loro meccanismo, che è un meccanismo che funziona, perché funziona. Mi sono piaciute alcune individualità, tutti sicuramente, i due stranieri hanno fatto una partita imbarazzante, però io l'MVP lo do serenamente a Ferrari. Ferro. Perché è uno che ci ha messo di tutto e di più. Quando Okoye gli dà la palla schiacciata in contropiede e non la prende, è da sgozzare. Poi invece quando comincia a mettersi a fare le botte sotto canestro con giocatori molto più grandi di lui, molto più fisici, molto più esperti, molto tecnici, con lui non passi, ed è una cosa, è una cosa imbarazzante. Io sono contentissimo lui, secondo per me lì ad un certo punto il suo impatto anche emotivo l'ha sentito un po' tutta la squadra, e da lì è andata via. Ma se questo Ferrari è quello che si è meritato, lo scorso anno lo conferma, e quest'anno ha fatto sì che noi cedessimo Castelli senza troppi rimpianti, dico una cosa, no? Perché sul campo il campo parla sempre, no? Ferrari credo che sia, se noi andiamo a fare un pochino un film del campionato, forse quello più continuo, e non è un caso che su di lui tre su tre liberi conti anche, molto Lardo, sì, ma tre su tre liberi, il lavoro paga. Sembrava Shaquille O'Neal, tira con una mano sola, ma Luigi Colosetti non gli ha insegnato mai niente. Insomma, Gigi gli ha creato una bella carriera. Mamma mia, però i tiri liberi almeno Luigi. Ma lì io credo che sia una questione psicologica, sai.
come era un po' per Di Giulio Maria, che allenamento non sbagliava mai. La tecnica di tiro non è questione psicologica. Ho capito, okay? Sto cercando di difendere Gigi. No, no, la tecnica di tiro non è una questione psicologica, è una questione di meccanica. Era, mi va bene. Era Kenny Dalglish o... non lo so. Kevin Keegan era prima. Kevin Keegan? Era prima Kevin Keegan, secondo me. Kevin Keegan, Kenny Dalglish. Con chi giocava in coppia? Robbie Fowler, John Aldridge, John Barnes, forse tutti questi grandi attaccanti del Liverpool. Forse erano prima, forse erano dopo però. Erano dopo. Ti parlo di tutti questi grandi attaccanti che ha avuto il Liverpool, è giusto per... Ma quanti anni fa la Juve lui? Uno. Uno solo? Quanti gol fa? 7-8. Poca roba. Poca roba. E poi lo rispediscono al Liverpool. 7? Poi lo rispediscono? Sì. E chi allenava con la Juve? Penso che allenasse, ti direi, Dino Zoff. Dino Nazionale? Forse. Ah. Forse era... E in Devan con chi giocava lui? Chi? Jan Rush alla Juve, in Devan con chi giocava? Io credo che fosse con Rui Barros. Mamma mia, ma credo, Non era una Juve di alti livelli, sinceramente. Forse no? C'era anche il Russo. Sì? Sì. Ah, però beh, buono. Forse Rui Barros, però. Ma scusa un attimo, adesso... Vabbè, no? Vuoi che torniamo a parlare del derby o... No, ti faccio una domanda, ultima domanda, poi ti lascio, no? Dimmi. Ma adesso come gestisci il ragazzo del Bronx? Porca miseria. Scelta tecnica, allenatore. Allora, non sta ancora bene lui. Quindi bisogna vedere adesso, sicuramente... Recuperi i Traini? Sì. Okay. Sicuramente questa domenica giocano Okoye e Rein. Ma lui ancora... Cioè, lui ancora... ha cominciato a allenarsi con la squadra. Ah, sei già aggregato? Sì, però un programma di crescita fisica graduale. Okay. Cioè, lui è pronto per andare ai playoff? Quando è playoff lui è pronto? Del prossimo anno, allora. Poi vediamo... devi crederci, no? È impossibile. È impossibile? Matematicamente è impossibile? No, non è, però Verona ha 2 vittorie di vantaggio più lo sconto dietro a favore, mancano 5 giornate, praticamente devi vincere 3 volte più di loro. Duretta. È come Chieti, che ha 4 punti meno di noi con lo sconto diretto, devi vincere 3 volte più di noi. Facile. È giusto essere concentrati sulla cosa più pericolosa, cioè le spalle. Quindi tu finisci il campionato e sei in spiaggia. Finalmente fai un po' di vacanza, Davide. No? Magari. Fai un po' di vacanza. Magari, Filippo. Finisce come abbiamo finito noi l'altro anno con la grandissima DGM, che mi sono salvato. Nono. Sai che i miei giocatori erano completamente contenti? Allora, io non lo so. Adesso sicuramente ci manca ancora una vittoria. No? Non due, come leggevo. Però una vittoria in 5 giornate credo che sia un'impresa raggiungibile. Assolutamente, sì. Ma no, sono contento perché domenica... Sulla striscia potete anche vincere con Mantova. Sì, è stata una grande festa. Il pubblico ti ha dato veramente una grandissima mano. Io non ho mai visto Udine così. Cioè... Non ho mai visto pubblico così a Udine. Sai chi mi ha fatto impazzire ad un certo punto? Chi non sa da Triestino è, no? Questo era il coro, chiaramente. Ho buttato l'occhio sulle tribune, saltavano tutti. Tutti. Sai chi anche? Chi? Il grande presidente di Spilimbergo. Maiorana. Ma dai, si è alzato in piedi a saltare, grandissimo. Cioè... Lui è udinese. No, no, ma tutti... saltavano tutti, veramente grandissima coreografia. Io ho visto 2 partite però, Davide, quest'anno. Sì, e ho visto un ottimo Treviso. Porti culo, allora. A Porto Fortuna. La prossima con Mantova stavo sul divano con i miei figli. Allora forse non giocheremo. E non riesco a trovare il permessino. No, No, duretta. Però domenica scorsa, insomma, chi non c'era ci stava sbagliato. Ma un po' di gente che non è venuta mi ha detto: no, sono andato a vedere l'Udin, potevo venire a vedere lì, mi è dispiaciuto, perché buonasera, perché era una cosa, è stato un evento, no, sinceramente. Ah, sicuramente. Beh, anche per la città di Cividale. Cividale credo abbia vissuto il momento di gloria della sua storia, cestistica e non solo. Il momento di gloria Cividale l'ha vinta nella promozione 94, quindi... Diciamo questo è il secondo momento di gloria allora. Esatto. Però insomma dai, poi è un peccato pensare che il prossimo anno non sarà più così pieno questo palazzetto. Speriamo che ci sia un piano. Ah, di Cividale, ok. Che ci sia un piano per dare continuità all'impianto che ci ha accolto la grande, in cui ci siamo trovati benissimo e che ci dispiacerà lasciare, però... È evidente che la nostra storia è già delineata, torniamo a Cannera. Però finisci tutto l'anno tu a Cividale, no? Sì. Quante partite mancano? 3 adesso? In casa tre. Mantova, Iesi e un'ottima Fortitudo. L'ultima? Il 22 di aprile. Beh, che potrebbe essere anche una grandissima festa con la Fortitudo, no? Diretta Sky. Sì. Beh, potresti organizzare però una grigliettina fuori, no? Con tutti i tuoi tifosi. No. Lo fanno i nostri tifosi, sono bravissimi. Ah, a te non te ne frega niente. No, io magari io vado a mangiare e bere in questo caso. Sì, no, festa per dire, festa, festeggiamo il grande evento, no? Sì, potrebbe, spero, guarda, tanto vediamo di battere il martello, che domenica viene
a Cividale sicuramente agguerrito. Ah beh sì. Io credo che cercano un piazzamento loro. Cercano un piazzamento. Credo che il nostro obiettivo sia quello di dare continuità a questa partita e fidelizzare ancora di più i tifosi che meritano, perché domenica scorsa sono stati, guarda, io ho questo flash, no? Non c'erano 3.000 persone però, eh? Di più. Molte di più. Molte di più, ma non si può dirlo. Ah, ok. Erano molti più di 3.000 persone. I biglietti venduti sono quelli, poi c'erano almeno altre 200-300 persone in più. Anche secondo me. Sì, ma sicuro. Allora, io guardo la partita, ahimè, sotto il tunnel, perché non potevo stare al mio posto. E per ovvi motivi. Per ovvi motivi, io esco dal tunnel per festeggiare sul fischio della sirena, faccio 2 metri, mi giro intorno, guardo, vedo il delirio. Sì, sì. E mi faccia male il cuore, Filippo. È cominciato a correre come Carletto Mazzone prima di, alla fine di Brescia Atalanta. Ho visto. Puar Davide. Ho visto il delirio, ho detto, ma cosa abbiamo combinato? Cioè, cosa abbiamo combinato? Che gioia. Ma ci riesco a piangere anche? E mi sono commosso. Ah. Mi vergogno un po' perché. Ma no, ma per lo sport quando si piange non. E ho visto, non ci deve vergognare. Io di solito queste cose qua le vivevo da che altre bande. Ah. Ero lì in mezzo al campo con la gente impazzita, sì, che veniva verso il parquet per festeggiare. Hai abbracciato tutti, hai abbracciato presidente. Il mondo. No, il mondo poi alla fine. No? Soprattutto il presidente, però è stata la nostra vittoria, dai, alla fine. Ma no, ma ci sta assolutamente. Però ripeto, passa la storia, appunto, fine, la partita finisce lì, con tutto quello che ne consegue, siamo uomini di sport e si guarda là. Sì. Ne abbiamo viste parecchie di queste. Sì, ho visto anche di peggio. Sì, sì. Importante guardare avanti e pensare sempre che per fortuna che esiste lo sport. Sì, assolutamente. Per fortuna sì, che esiste lo sport, che ha questa capacità di aggregare, di disgregare, di regalare emozioni positive o negative, di regalarci domeniche indimenticabili, sì, di cui stiamo ancora parlando noi adesso. Sì, ma sai, le partite del derby sono il pre-derby, tutta la settimana è stato veramente un fracassamento, si può dire? Sì, io penso che ero un fracassamento. Poi c'è il derby, c'è l'evento e adesso c'è il post derby. Io direi oggi siamo anche Vonde, però noi registriamo di mercoledì, no? Ah, guarda, anche Vonde, questo, guarda, è io ho parlato chiuso tutta la settimana, anche perché ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Io ci tenevo veramente a tenere Lardo al di fuori, l'ho fatto parlare il meno possibile, l'ho fatto parlare all'inizio settimana e poi prima della partita, perché era giusto che lui si concentrasse giusto, e stesse concentrato sulla palestra col suo gruppo, quindi abbiamo parlato magari più io e il presidente. Mi chiamano e non dico mai di no. Sabato pomeriggio sono andato da Tony e da Pietro Leotto al Messaggero Veneto a fare una diretta Facebook, abbiamo avuto tipo 15.000 persone con i contatti. Quante? Una roba folle. 15.000? Dovevamo fare 10 minuti, abbiamo parlato quasi un'ora. È stato bellissimo perché abbiamo raccontato, no? Arrivavano un sacco di domande e anche complimenti dai tifosi triestini per la mia sportività, e per me questa è una cosa molto, di cui vado molto orgoglioso. Ma nessun insulto? No, almeno in quel caso lì no. Ma perché te li filtravano forse, gli insulti sono arrivati, dai. No, non lo so, ma vabbè, anche questo non è un problema. Però ti dico, la cosa bella è che io ho toccato con mano tutta la settimana il grande amore che c'è per la pallacanestro Udine, sì, il grande amore che c'è anche per la nostra società, che è una società forse un po' ruspante, un po' sui generis, ma è giovane. Giovane e reale, cioè quello che vedete siamo, non ci sono tanti filtri, noi siamo questi, possiamo piacere o non piacere, però questa è la società che sta provando in tutti i modi a trovare un suo ruolo, e credo che domenica, io quando entro in mezzo al campo, sabato da Tony con questi 15.000 contatti, mi sono accorto che non è un gioco, no, e ho una grande responsabilità, io capisci, cioè, sì, perché parlo a nome di un popolo, no? In questo caso, di un movimento. Sì. E poi la domenica in sei un capotribù praticamente. Ma, lo dicevi tu capotribù, eh? Di Geromale. A Geromale dicevi, no. Geromale che adesso, capotribù. Detto adesso questo, il capotribù della GSA? No, no, detto Lino Lardo, il presidente Pedone. Ah, non tu? No, no, io adesso ho detto questo per un po', se non mi intervistano, mi mettete qui. Oro. Ma sì. Va bene, dai. Va bene. Giusto, giusto. Possiamo andare verso la partita? Sì, dai, vediamoci questa ottima partita. Questo indimenticabile derby di Fagagna. No, però diciamo che l'ultima promozione è di Enrico Musiello, un grande giocatore delle minors. Allora, ti diamo a te in mano il microfono, il telecomando. Faccio che tu lanciamo questa partita e la settimana prossima ti prego trovami Franchina, mamma mia. No. Ha nominato Franchina, adesso No, svengo. Ma allora ragazzi abbiamo detto tutto abbiamo stasera. Detto tutto. Buon lavoro, buona visione, grazie. Ciao ragazzi. Domenica, se prendi un permessino, ti aspetto al mio box a Cividale. Va bene. Codralpo Casal Pusterlengo, finale under 18 Elite di Lignano, va bene? Preparati. Molto bene. Preparati. Mi preparo. Ciao ragazzi. Ciao.